sono Francesca, la mamma di Emily. Io sono Andrea e sono il fratello di Nicola. Io sono Daniela, sono la mamma di Nicola. Sono Sabrina, la mamma di Giorgio. Sono Piero, il papà di Giorgio. Allora, ti do la definizione che Giorgio si dà di se stesso. Giorgio è un bambino felice. Giorgio è gioia pura. È la cosa più importante che mi sia capitata nella vita. Ha una forza veramente oltre, oltre ogni limite. Nicola è un bambino molto vivace, molto socievole, abbraccia tutti, è affettuosissimo, anche un po' monello. È un miracolo. È solare, divertente, è Emily. Non risulta mai antipatico. È un magnete per gli esseri umani. Mi piace molto essere il suo fratello maggiore perché posso insegnargli tante cose. Di Nicola mi piace tanto quando sorride. Si chiama Implace ed è la prima piattaforma di teleriabilitazione per i bambini, gli adolescenti con deficit del neurosviluppo come disturbi del movimento, disturbi dell'apprendimento e dello spettro autistico. In Italia sono circa 320.000 bambini e gli adolescenti affetti con questo tipo di disturbi che hanno bisogno di fare teleriabilitazione, anzi riabilitazione, presso dei centri specifici di riabilitazione con un'equipe multidisciplinare. Questo significa che i genitori sono costretti ad accompagnare più volte durante la settimana i loro figli presso questi centri con un enorme carico sia economico che sociale, ma la continuità è necessaria perché il trattamento sia efficace. Ora però è possibile fare teleriabilitazione grazie alla piattaforma Implace. Professore, il vostro centro è stato tra i primi a sperimentare questa piattaforma. Ci spiega che cos'è, come funziona e quali sono i principali vantaggi? È una piattaforma che si prefigge di raggiungere i bambini e gli adolescenti direttamente a casa, offrendo quindi la possibilità di eseguire esercizi di riabilitazione a distanza. Il vantaggio di questa piattaforma rispetto ad altre è che ha un livello di sicurezza, ma anche una capacità di registrare e conservare archivi di dati sensibili molto protetti. Questa è una ricchezza che è la differenza dalle altre. Attualmente possiamo dare dei numeri, cioè quanti bambini e adolescenti la stanno già utilizzando? Guardi, siamo nell'ordine delle decine, ormai centinaia, siamo sopra 100. E l'altra possibilità che questa piattaforma ci ha offerto come istituto rete è di poterla utilizzare in progetti di collaborazione in paesi a basso reddito come il Messico, dove abbiamo un progetto sull'autismo che conduciamo proprio grazie alla possibilità di usare strumenti elettronici come Implace. Facciamo un esempio pratico, no? Se una famiglia si presenta con un bambino, un adolescente con un deficit del neurosviluppo che ha bisogno di fare questo trattamento, in che modalità ne può usufruire? Beh, noi prospettiamo entrambe le modalità, o in presenza o a distanza, segnalando come anche il trattamento in distanza è un trattamento efficace e quindi poi lasciamo che sia anche la famiglia a scegliere in base alle proprie necessità. Per alcuni bambini in realtà suggeriamo caldamente, diciamo così, il trattamento a distanza per le caratteristiche che può avere e per altri invece meno. Ci fate proprio degli esempi, cioè attraverso questa piattaforma un bambino che cosa può fare? Esercizi fisici, esercizi invece legati all'apprendimento, che cosa? Io mi occupo soprattutto di aspetti neurocognitivi, quindi linguaggio, apprendimento, tutti i disturbi dell'apprendimento, ad esempio disturbi del calcolo, le vuole esempi specifici, me ne rendo conto, quindi proprio gli apprendimenti, ad esempio delle competenze cognitive, possono essere facilitate notevolmente a questo tipo di applicazione. Abbiamo sentito che dopo una prima fase di nascita di questa piattaforma, no? Che sia avvenuta dopo il Covid, quindi quando c'era oggettivamente una difficoltà a recarsi sul posto, adesso è possibile anche utilizzarla, come diceva lei prima, in affiancamento alla terapia in presenza. Con quali risultati? Ma i risultati, guardi, noi abbiamo dei dati che si riferiscono ancora al periodo Covid, onestamente, però i dati di efficacia sono paragonabili ai trattamenti in presenza, quindi a me sembra uno strumento davvero che è molto, poi guardi, è molto duttile, cioè si adatta molto facilmente alle esigenze dei singoli e poi in più ha un forte coinvolgimento dei genitori che ricordavo anche prima nel momento assembleare, è una valenza in più.
Per individuare gli strumenti che possono davvero rendere più efficace il percorso di teleriabilitazione, Implace ha dato vita ad un comitato scientifico di cui lei fa parte. In che modo identificate appunto le applicazioni da utilizzare in questa piattaforma? Allora, la questione è abbastanza complessa, perché dimostrare l'efficacia di un intervento non ci si impiega poco tempo. Abbiamo utilizzato gli step che si usano per la ricerca scientifica. Il primo è fare una revisione sistematica della letteratura, cioè vedere nel mondo chi usa le piattaforme, come sono queste piattaforme e gli strumenti di valutazione già in uso. Questo step, diciamo, lo stiamo facendo adesso perché abbiamo appena iniziato e abbiamo visto che ci sono varie, io pensavo di meno, devo dire, letteratura c'è parecchio, però non specifico per i disturbi di neurosviluppo. Questa è una piattaforma dedicata ai disturbi neuropsichiatrici dei bambini, che sono tantissimi, tanti ambiti, però insomma un po' più specifici. Quindi adesso il secondo step è quello di individuare quali strumenti utilizzare per verificare l'efficacia dell'intervento e se non sono validati in Italia, ovviamente vanno validati, adattati alla popolazione italiana, come sempre si fa, e laddove non ce ne fossero a sufficienza, comunque si può pensare di creare degli strumenti. Per ora, diciamo, siamo allo step della revisione bibliografica e anche della stesura di un, diciamo, articolo per far conoscere alla comunità scientifica questa iniziativa, che ovviamente è in fieri, quindi che può cambiare in base ai dati che ne verranno. Questo è l'unico modo per dimostrare scientificamente, questo è il metodo che si usa. Tra un paio d'anni forse vi potremo dire meglio, avere dei dati sui quali parlare. La piattaforma Implace offre anche la possibilità di far svolgere ai piccoli pazienti degli esercizi specifici direttamente durante la seduta di terapia da remoto, quindi condividendo lo schermo e quei file necessari per svolgere appunto questi esercizi con una modalità interattiva divertente ma anche funzionale. Questo è possibile grazie alla collaborazione con One Health Vision, una startup innovativa costituita da ingegneri biomedici, statistici informatici provenienti dal mondo sanitario. Voi fornite quelle che vengono definite digital therapeutics. Di che cosa si tratta? Le digital therapeutics sono in realtà dei software quindi informatici, che sono stati realizzati con lo scopo di aiutare il paziente che magari ha un disturbo, una disabilità, di essere, diciamo, anche seguito domiciliarmente o da remoto in casa per superare queste difficoltà che presenta. Quindi sono attualmente molto, diciamo così, in voga, perché c'è una necessità importante da parte del paziente, non soltanto perché magari alcuni di loro non hanno la possibilità di recarsi presso l'ambulatorio e quindi possono beneficiare di queste digital therapeutics nel proprio domicilio, ma anche per i soggetti che possono seguire ambulatorialmente invece il percorso riabilitativo, poiché è indispensabile per questi soggetti seguire anche a casa per poter automatizzare un processo. Per esempio, una seduta di logopedia non è sufficiente, voglio dire, se il soggetto poi non si allena anche a casa e non cerca di effettivamente far tesoro degli insegnamenti di logopedista. Bene, queste digital therapeutics servono appunto a sviluppare questo tipo di abilità e dare loro la possibilità di esercitarsi in modo puntuale e preciso. Implace ha portato sicuramente grandi vantaggi, delle chiavi di lettura che probabilmente io da mamma non avrei mai avuto. Abbiamo capito tanti pregi di Giorgio, tanti difetti e anche come noi ci dobbiamo comportare con Giorgio. Con Implace hai la possibilità di partecipare attivamente alla terapia di tuo figlio, quindi vedere anche come i terapisti riescono a interagire con lui. Abbiamo imparato a giocare con Giorgio. Tutti gli aspetti migliorano, consiglierei Implace ad ogni genitore. All'inizio ero un po' scettica, non sarei mai arrivata a tanta consapevolezza delle terapie come con Implace. Possiamo assolutamente dire che Implace è stato veramente un arricchimento nei tempi anche per stare con tuo figlio. La tecnologia in questo caso ci ha aiutato a stare insieme, anche se a distanza. Implace nella stanza, nel posto giusto, al momento giusto. Un genitore che sta approcciandosi a Implace deve stare sicuramente tranquillo e sereno, si deve affidare e fidare completamente.